Che ora è? Ora di giocare, non lo direi mai. Ho detto che praticamente dovremmo fare dei giochi. Una stazione. Giostre! Questa è la zona bambini. E lì con le palle. No, non è quello, è il trampolino. Basiglia. Mi piace questo posto, molto allegro. Certo, me l'immagino con tutti i bambini che giocherellano in giro, si divertono. Lì c'è un disegno. In questo momento non ci sono. Ma posso andare alle giostre? Vediamo se sono funzionanti. Sono troppo grande. Aspetta. No. No. Ma che? Chi ha fatto rumore? Cosa sono questi rumori? Il treno è ancora fermo. Tutto con le ragnatele. Cioè, qui non ci viene nessuno davvero da tanti anni, ma ce l'avevano detto. Un trenino. Ci posso passare? No? Vabbè, non ci riesco. Vorrei tanto divertirmi. Ma sul serio. Si possono usare le giostre, ma neanche tanto. Questo funziona? No. Troppo statici. Vabbè, questo è come il fermosterzo. La stazione dei giochi. Qua giocano tutti insieme. Ma solo i giocattoli. Ma che cacchio? Adesso sembrava la sua voce però distorta. Non ho capito se è giorno fuori, perché c'è tutta questa luce che proviene dalle finestre. Cioè, dovrebbe essere il fuori. Wakabuki. Sarebbe tipo acchiappa la talpa. Io continuo a pensare che è spettacolare il lavoro di texture, di ombre, di luci. Proprio lavoro grafico impressionante. Musical memory. C'è una mano verde. Ah, è questo che suona. Forse solo quella. Non ho manco la mano rossa. Perché ce l'ha rubata. Lei, esatto. Mommy Long Legs. Preparing for departure. 3, 2, 1. Ciuf ciuf, il trenino. Tu fai la locomotiva, io faccio i vagoni. E ciuffe, 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 ciuffe. Vabbè, niente, le registrazioni sono finite. Dunque, penso proprio che saliremo sopra queste impalcature, sopra qui. Vabbè, vedremo. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got 3 super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Quindi si è presentata questa la voce della registrazione. Stavo dicendo, si è presentata la voce della registrazione e ha detto di seguire Mommy Long Legs verso la prima prova, verso il primo gioco, per raggiungere il primo gioco, ovvero un test di memoria musicale, quindi... What? Ah, giusto, perché questi due non sono attivi.
Quindi questo deve essere il primo test, il primo gioco, vabbè, il primo gioco, test, il primo gioco. Questo deve essere il secondo e questo il terzo, nel senso dobbiamo fare tre giochi per attivare tutta questa console che sicuramente ci servirà non solo, secondo me, per avere la mano verde, che non è questa, perché è blu, è sempre un colore freddo, ma non è questo. Ma anche per procedere, per andare avanti. Non l'abbiamo solo accesa, abbiamo aperto proprio l'entrata. Io non pensavo fosse un'entrata, io pensavo fosse, boh, sarebbe spuntata qualcosa. Let's party. Vabbè, se non c'è un giocattolo. Ah, questo. Penso proprio che quella sarà la sala della prova, comunque del gioco. Scendiamo. Cioè, capirai, è l'unica cosa che possiamo fare. Ci dobbiamo pure accovacciare. Cos'è? Una caldaia? È tutto buio. Wow. È una macchina. Questo è stanco. Delle mani. Questa è la macchina che fabbrica le mani. Potremmo farci una mano. Che sembra qualcosa di inquietante. Un'altra cassetta. Chissà dove posso vedere. Ah, ecco. Ecco qua. Vabbè, dai, la vediamo dopo. Sto tubo. Quindi era proprio una cosa da fare. Secondo me, in questo modo non avrebbe funzionato benissimo. E vabbè, fa parte della macchina. Quindi uno dice, è ovvio che non avrebbe funzionato. Che si fa? Ah! Ok! Non riuscivo a prendere. Che è successo? Ok, peccato non aver visto tutta l'animazione, ma vabbè. Ok. E poi di cosa sono fatte? Di gomma. Comunque è bellissimo che vediamo tutto il processo di ste robe di fabbricazione. Cioè stiamo praticamente facendo un tour della fabbrica. Certo, in prima persona, visto che siamo noi, quello che... Beh. Lì si è aperto. No painting machine. Ah, manca la verdura. La vernice. La sicurezza, come al solito, sale alle stelle. Dalle stelle alle stalle. La vernice. Ok, facciamo ginnastica, ragazzi. Devo metterla qui. Stava pure suonando. Voilà. Dai, dai, dai. Dobbiamo farci una nuova mano. A noi serve. La voglia che serve. Arriva il momento, finalmente. E vabbè, due. Ultimo passaggio. Ok. Ma sono asciutte, la vernice è asciutta. Ok, mano verde, mamma mia. Batti 5, amico. Abbiamo preso una cassetta, quindi... Vediamo cosa ci dicono. Sicuramente il tutorial su questa mano. Perché sarà una nuova cosa. Green hand. Questo è. Ok. Praticamente elettrico. Ok. Va bene. Dura solo per 10 secondi l'elettricità. Poi smette di essere elettrico. Spara mano verde. Potenza, elettricità. Giustamente bisogna fare attenzione perché dura solo per 10 secondi. Se non facciamo attenzione, rischiamo, come in questo caso, di rimanere schiacciati.
Che ora è? Ora di giocare. Quindi, proviamo. Adesso ha preso la corrente. Quindi la mano che è conduttrice di elettricità. Non è il filo. Quindi adesso, guardate un po', per 10 secondi sarà elettrica. Ovviamente non ti mettere le dita nel naso o robe varie. Ok, sono passati 10 secondi, quindi per 10 secondi è elettrica. Ma se faccio così, giustamente quella blu, no. Vabbè, era più che scontato, quindi prendiamo, spariamo. Portiamo via. Vabbè, potevo già farlo. Ah, ok, è l'avviso. Ok, di qua non possiamo andare. Quindi dobbiamo ancora raggiungere la stanza per il primo gioco. Think green. Pensa in grigio, certo. Pensa in verde. Bravo. Bravo, riciclo. Bisogna riciclare. Vabbè, abbiamo la raccolta differenziata. È giusto che sia così. Stiamo per entrare nella stanza del primo gioco. I know when your birthday is. June 28. Di regola no. Wish. Happy birthday. Non ancora. Oh happy birthday. Oh happy happy birthday. Oh happy birthday. Happy birthday to you. Comunque è bellissimo che in giro ci sono ste robe. Ma guardate che fisica. La fisica del cartone. Vabbè, dai. Ma che stanza è? Ma sembra quasi... Ma sembra uno di quei giochi in televisione. Quello... Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Vabbè, questa è scienza. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Man mano scende. If Bunzo potrebbe prenderci. Your test is over. Immagino che ci dai i piatti in testa. As it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Oddio, buona fortuna. E mi raccomando. Isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Porca. That's the dinner bell. Good luck. Ma vaffanculo, aspetta! Madonna, mi son cacato addosso! Oddio, cominciamo benissimo questo gioco! Ehi! Il microfono si è sballato. Che altro è l'asta che si è sballata. Quanto mi son cacato addosso! Red. Rosso. Red. Blu. Blu. Red. Blu. Yellow. Blu, giallo. Red, blu, yellow, yellow. Red, blu, yellow, yellow, blu. Madonna, me lo sento. Round two. Yellow. Giallo. Giallo. Yellow. Giallo, giallo. Yellow, yellow, yellow. Giallo, giallo, giallo. Yellow, 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 yellow. Giallo, giallo,
giallo, giallo. Oh, ma che sta ma? Giallo, 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 giallo. Giallo, 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 viola. Dove? Oddio. Violet. Viola. Violet. Arancione. Violet. White. Bianco, dov'è? Violet. White. Viola. Arancione. Bianco. Oddio, allora, viola, arancione, bianco, arancione, no, ho sbagliato! Ho sbagliato di brutto! Aiuto! Viola, arancione, sto sbagliando! E vaffanculo! No, non mi dire tutti, tutti... No, non è vero, l'ultimo... Arancione, rosso, arancione, rosso, bianco. Oh, non mi mettere fretta. Arancione, rosso, bianco, arancione. Arancione, rosso, bianco, arancione, bianco. Ma perché io mi muovo? Dovrei solo... 4. Blu. Blu. Bianco. Ah, J! Oh, cacchio! Blu. J. Blu. J. Arancio. Cuore? Oh cacchio. Blu. J. Cuore. Blu. J. Cuore. Blu. Blu. J. Cuore. Blu. No! Era cacchio di coso! Non ci voglio credere, ho sbagliato di nuovo. Blu, no. So, giustamente ti mettono i colori e allora... No, no, non lo direi mai. Ciao bambini che state vedendo questo gioco. Jay, stiamo attenti. Cuore. J. Cuore. Smiley. J. Cuore. Smiley. J. Cuore. Smiley. Blu. Quinto round. Oh mio Dio. Ma che cacchio devo fare? No! Porca vacca! Che è successo? Si era rimbecillito. Meno male che è rotto! Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take it. Sì, beh, un po'... però... Mommy was hoping the... Aspetta un attimo, cos'è? È la prima pagina. Una di tre. The game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you.
Ah, ok. Ma... No! Sono scivolato giù. Porca miseria, comunque. Ho sbagliato solo due volte. Ma vabbè. È stato divertente, ma allo stesso tempo raccapricciante. Cioè, davvero, sembrava uno di quei giochi... Che tipo avevano mostrato anche i Simpson giapponesi. Dove c'era la tua vita, diciamo così, in pericolo. Non è proprio così.